L'ho riconosciuta subito quella voce. Una voce unica, inconfondibile. Era lui che mi chiamava e da quella sera non ha più smesso di farlo. La voce di Grock. Per questo sono qui nella sua casa. Male, stringe il cuore vederla così, vuota. Non è rimasto più nulla, abbandonata, sventrata, alla deriva. Si sta perdendo anche la tua memoria, vecchio clown. Sì, so che non capisci come è potuto succedere. Non lo capisco neanch'io. Questa stanza, la tua stanza cinese, quella che tu chiamavi il pensatoio, Adrien, dove studiavi e preparavi il tuo numero con la perfezione di un orologiaio, sempre attento ad ogni dettaglio, ad ogni particolare, qui la sento più forte la tua voce. È come un grido adesso. Sì, lo so quello che vuoi. Vuoi che mi cambi qui, nella tua casa, nella tua stanza preferita. Vuoi che mi trucchi il viso. Vuoi che diventi clown. Qui, come facevi tu mentre ascoltavi il vento che saliva dal mare. Come adesso. Come stasera. Lo senti? Sarà la mia sfida, Adrien, la mia sfida impossibile sarà la nostra sfida, la sfida di due clown contro la polvere e l'oblio. Riportarti qui, vecchio Grock, riaprire la tua casa, farne un museo del circo col tuo nome e la tua faccia. Riaprire di nuovo la tua grande valigia per sentire ancora suonare quel tuo piccolo violino.
e non farlo smettere mai. Signor Presidente Gianni Giuliano, Presidente della provincia di Imperia, a 43 anni dalla morte di Grock, di quello che è stato il più grande clown del mondo, per la prima volta abbiamo la possibilità di essere in questo parco nel momento in cui questa proprietà, questa casa, questa villa, questo splendore diventa di proprietà pubblica. Perché, Presidente? Perché un gioiello di questo genere non poteva non diventare di tutti. Ci impegneremo a fondo per il recupero della villa, un recupero che, voglio dirlo, sarà conservativo. Molti mi chiedono che cosa ne faremo. Io rispondo oggi
noi la faremo ritornare come era. E quello che potrebbe essere, ci sono svariate ipotesi, da un centro che ricordi la figura del grande clown a livello mondiale, come quindi un museo circense, a un collegamento con l'università del DAMS, del Dipartimento delle Arti, a un centro di congressi, ma congressi d'élite, ecco.
vedi, David, queste immagini, queste incisioni con la, praticamente con l'effigie del clown, sono state eseguite direttamente da lui, da Grock. Aveva questa passione e l'ha messa qua dentro, così come l'ha messa in tutte le altre pare 750 immagini che si ritrovano all'interno della villa e del parco. Sì, questa è una cosa che ho sentito io. Ho sentito dire che c'erano delle immagini di Grock, cioè della figura del clown Grock in tutta la villa, cioè tra quadri, sculture, bassorilievi e compagnia. E questo mi ha sempre un po' affascinato, perché cioè una persona come lui, che aveva successo in tutto il mondo, però che era, secondo me, aveva un narcisismo incredibile, cioè aveva questo narcisismo sulla figura del clown e non sulla sua. Sì, il narcisismo forse sì come figura del clown, però effettivamente lui non ha voluto rappresentare tanto se stesso, cioè lui non rappresenta Adrian Vetter quando fa queste operazioni, non la rappresenta neanche quando fa quella sua effigie simbolica che è lassù sotto il Belvedere, che direi che è stata sempre il simbolo di questa casa. L'ha fatto proprio per rappresentare il circo, così come tutta una serie di altri simboli distribuiti nella casa e distribuiti nel parco rappresentano specificamente il mondo circense, lo chapiteau in sostanza. Beh, anche perché lui, secondo me, aveva questa riconoscenza verso il suo lavoro, perché dopo tutto, se lui era in grado di costruirsi una villa del genere e di mantenere una villa del genere, era grazie al personaggio di Grock. Sì, d'altra parte lui è vero che è stato in grado, con il suo successo e quindi ovviamente conseguentemente con i guadagni che ha fatto, di realizzare questa costruzione. Peraltro l'ha realizzata sempre tenendo presente il mondo della sua vita, cioè il suo mondo, e manifestando specificamente la sua spiritualità, che traspare in tutta questa costruzione. Difatti dappertutto, cioè ci sono dei motivi, io ho girato un attimino, e ci sono proprio motivi ricorrenti che ricordano giocolieri o comunque il mondo del circo. D'altra parte, lui questa casa se l'è fatta a suo uso e consumo, l'ha fatta per abitarla, l'ha fatta per viverla nel suo tempo libero. E ci ha messo l'anima dentro, ha impiegato 6 anni a fare questa casa, l'ha cominciata nel 1924, l'ha finita nel 1930, finita per modo di dire, perché poi ha continuato a costruirla, a rifinirla anche in seguito. E d'altra parte la cosa che può stupire è come un uomo così ecumenico e cosmopolita quale è stato lui nella sua vita, di origine svizzera, sia poi a un certo punto arrivato qua a Oneglia, a Imperia Oneglia, a costruire questa struttura, questa sua dimora. Peraltro questa casa è stata costruita in questa zona probabilmente per il legame con la moglie, che di origine era di Trappa, lì vicino a Garessio, praticamente appena al confine tra la Liguria e il Piemonte, e quindi ovviamente vicino a queste zone. Lui amava molto l'Italia, questo sì, lo so.
smiling jolly well. You played a little fiddle awfully good. Sì, ma mi rincresce molto, signore. Ma io non capisco il tedesco. Tedesco? Sì, signore. Ma io parlo inglese. Lei parla inglese? Sì. Perché? Io credevo che voi foste inglese. Che io fossi inglese? Sì. Ha pensato quello? Ecco. Va via. Ma io non sono inglese. Ah, no? No, signore. Voi. Allora, cosa siete? Cattolico. No. Sì, ma cosa siete venuto a fare qui? Io sono venuto qui per suonare con lei. Con me? Sì, signore. Sì, ma chi l'ha mandata qui? Il signor maestro. Il maestro? Sì, non è vero. L'ho visto stamattina. Ah, sì? Mi ha detto così che cercava qualcuno per suonare con lei. È vero? Sì, è vero. E ancora adesso? Sì, ancora adesso. Va via. Mi dica un po', signore, che cosa devo fare adesso? Sì, avete bisogno di un musicante. Com'è? Un musicante. Musicante? Siete musicante? Sì, sono musicante io. Ah, sì? Sì, signore. Sì, ma che strumento suonate? Il violino. Quello? Sì. Sì, ma quello è troppo piccolo. Ma è carino, Ma sapete che io posso anche suonare con un più grande? Più grande? Sì, signor, con uno così, Voi, mi, io, mi, ridere, voi, io, mi, ridere, voi. Ecco, con il contrabbasso? Sì, con suo nonno. Sì, sì, ma quello che ho bisogno è un strumento che si suona in orchestra. Sì, sì. Per esempio il clarinetto? Ecco, il clarinetto. Oh, che peccato. Perché? Ho lasciato il mio a casa. Come? Voi suonate il clarinetto anche? Sì, signore. È vero? Sì, signore. Aspettate, ho portato il mio. Ecco il clarinetto. È il suo? Sì, sì. Lei suona anche quello? Sicuro. Va via. Sapete, anche io ce n'ho uno. Ah, sì? Sì, signore. Ah. Ma l'ho lasciato a casa. Sì, peccato. Posso provarlo? Prego, prego. Sì, aspettate un momento. Così. Oh, che bel strumento. Bello, Ma davvero. Sì, sì. Sì, sì. Ma mi dica un po', sapete che ce n'è uno anche io? È vero? Sì, ma il mio è di legno. Di legno? È di legno nero. Ah, sì, sì. Sì, sì, ma quello è differente. Sì, lo vedo. Cosa è questo? Quello è di argento. D'argento? D'argento, sì. Argento puro? Argento puro. Anche i buchi? Sì, tutti. Sì, Sì. Ma deve costare molto soldi un strumento così, Ah, sì, basta. E quanto costa? Ah, vedi, l'ho comperato in Inghilterra. E non l'ha pagato? Beh, sicuro l'ha pagato. L'ha pagato? Sì, sì. Allora è il suo, Sicuro è il mio. È il suo? Sì. E anche quello? Quello non è mio. Allora, lo lasci stare, un nome straniero, ma sei italiano, anzi italianissimo. Hai avuto successo al Barnum, al mitico circo americano, con un abito e un aspetto da clown poco americano, meno vistoso. Mm-hmm. Tutto strano.
Ma secondo me la carriera di un clown è comunque strana, no? Siamo persone strane, siamo persone fuori della norma. E l'abito, sì, è quello che ho. Noi diciamo che normalmente l'abito, cioè non lo sceglie il clown, è il contrario, è l'abito che ti scegli, no? Piano piano è un processo, no? Si inizia. Quando ho iniziato la mia carriera avevo un trucco molto più vistoso, anche perché tendi a mascherarti, cioè a nasconderti dietro il trucco. Poi piano piano il trucco comincia a essere più essenziale, più, e poi un giorno ti guardi allo specchio e ti vedi e dici, questo sono io, mi riconosco. Tu lavori molto giocando con il pubblico, coinvolgendolo nei tuoi spettacoli, facendolo diventare quasi delle tue spalle in qualche modo. Mm-hmm. È un segreto del successo questo? Ma è qualcosa che io ho portato e che, diciamo, un'innovazione sul repertorio tradizionale clownesco. È qualcosa di molto contemporaneo che io ho preso dai clown di strada e che l'ho trasformato in qualcosa di più. Ora moltissimi clown seguono questa strada e a me fa piacere. Però secondo me ogni clown deve avere un suo stile, deve avere qualcosa che lo differenzia, no? Il Sandblag di Grock era unico, no? Poteva dirlo solo lui. Thank you.
Corinzio, Corinzio. Signore e signori, vi presentiamo una nuova opera diretta dal maestro David Larible. Ti ha lasciato Grock? Hai preso qualcosa da lui o cosa ti ha insegnato? Ma Grock, come tutti i grandi maestri, è un'ispirazione per tutti, secondo me. Vedere, purtroppo io non ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo, perché Grock è morto 2 anni dopo che nascessi io. Però dai filmati, che non rendono mai giustizia specialmente a un clown, perché il clown è una persona che dà emozioni, che devi comunque vederlo dal vivo. Il video è piatto, quindi non riesci. Comunque dai video che ho visto, l'impressione di un grandissimo artista, di una persona che aveva trasformato il suo numero in un'opera d'arte. Ha ha ha!
Ma tutti e due adesso! Ecco! Ah, va bene. Sì. Allora, ecco il pianoforte. Sì. Una sedia. Sì. Sedete lì. Già. Incominceremo. Subito. Subito. Sì, signore. Andiamo a fare un concerto? Ecco. Sì. Semplice, eh. Posso levare il cilindro? Prego, prego. Un momento. Sì, ma cosa cercate? È bello, eh? Sì, sì, molto. Mi dica un po' cosa devo suonare adesso. Suonate qualche cosa di bello. Sì. Di classico. Sì, signore. Sì. Sì. Faccio io. Va bene. Sì, sì. Ma qualche cosa di magnifico. Sì. Sì, sì. Va bene. È salita al secondo. No. Sì. Un momento. Come gratta bene. Sei ispirato o ti ispiri a qualcuno dei grandi clown del passato? Ma sì, ci si ispira. Io mi sono ispirato a Chaplin, a Keaton, molto ai Marx, e probabilmente anche a Grock, perché comunque una volta che tu vedi Grock anche in video ti lascia qualcosa. Ma a cosa fa?
suono. Ma suona coi piedi. Sì, ma io non posso suonare coi guanti. Allora levateli. Senza guanti? Sicuro. Va via. Naturalmente è più facile. Sicura più facile. Perché con i guanti non si può suonare. Impossibile. Impossibile. Naturale che è più difficile, naturale. Aspettate un momento, faccio un piccolo ballino adesso, guarda qua. Signor professore. Cosa? Prego, levatevi il cappello. Va bene, me ne levo il cappello, ma non mi picchia più. No, 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 lo faccio più. Non mi picchia più. No, no, no. Fa tanto male. Perché sa, se lei mi picchia un'altra volta... Sì, allora? Ti dono io. Thank you.
Sam Blagg era il tormentone famosissimo, con il quale tra l'altro ha intitolato un libro delle sue memorie. Per te cosa significava Sam Blagg? Ah, Sam Blagg era un po' un assurdo, no? Era un po', i clown usano molto, cioè per un clown dire dai non scherzare, normalmente il clown è lui che deve sempre scherzare, no? Quindi lui voleva assumere un atteggiamento serio, no? Sam Blagg. Come se fosse stata alla spalla quello che faceva, che diceva o faceva delle cose abbastanza stupide, no?
David, noi sappiamo che per Grock c'erano tre grandi interessi: le auto, il biliardo, la box. E poi diceva in più, sono anche un clown. Noi sappiamo che è stato un clown di grande successo. Allora, la mia curiosità era questa, di chiedere a te, David Larible, che sei un clown di successo, cosa rappresenta il successo? Beh, il successo è importantissimo, non solo per un clown, ma per qualsiasi che intraprende la carriera artistica, no? È un po' il riconoscimento di quello che fai. Però non sono tanto d'accordo nel fatto di... Lui lo diceva secondo me per scherzare, il fatto di dire io amo le automobili, il biliardo, la box e sono anche un clown. Lui era soprattutto un clown che aveva questi tre hobby. Perché clown si è, non si recita, non puoi dire ah che bravo, l'hai recitato proprio bene il personaggio del clown. Non è così, noi non recitiamo, noi siamo. Il clown è clown, non recita la parte del clown. E Grock secondo me era un esempio, forse il più eclatante. Quando tu vedevi Grock in scena, credevi che quello era veramente lui. Quindi è l'essenza del clown. Assolutamente, era l'uomo credibile. Che diventa clown. Sì, era una parte di lui. Adrian Wettach e Grock erano due facce, ma della stessa medaglia. E l'entità era sempre la stessa. E secondo me tutti i grandi clown, sia del passato che del presente, comunque sono la stessa persona, sia fuori che in scena. Oh, per piacere, mi impresti il suo violino per un momento, per piacere, già, mi fa piacere. Sì, grazie mille, molto grazie mille. Oh, che bel violino, eh? È bello, sa? Un Michelangelo, eh? Si vede subito. Non c'è male, ma è il suo è meglio, sa? Grazie. Thank you.
E il suo è migliore, sa? Mi presto al suo, per piacere. Non abbi paura. Questo è molto meglio. Senti, mentre alcune discipline del circo, come l'acrobazia, destano stupore sempre e dovunque, la comicità è sembra più legata al tessuto sociale e al tempo in cui viene rappresentata. Secondo te Grock farebbe ridere ancora oggi? Ma io quando vedo i filmati di Grock continuo a ridere. E magari vedo i miei figli che ridono anche loro. Quindi secondo me Grock farebbe ridere anche oggi. Bisognerebbe vedere se avrebbe lo stesso successo che ha avuto ai tempi che l'ho avuto. Cioè la dimensione del successo non so se sarebbe stata altrettanto immensa come è stata, però sicuramente farebbe ridere. Come vi chiamate? Jack. Come? Jack. Ma come si scrive? Con un... Sì, ma non posso dirlo. Perché no? È troppo difficile. Oh, fa niente. Dica pure Jack. Sì. E lo faccio io. Va bene. Allora, signor Jack. Sì. Signor Jack. Per dare un concerto? No. Per dare un concerto? Senza... Sì, senza niente. Avete bisogno di vestirvi in nero? Sì, ma l'ho portata con me. Ah, sì? Sì, signore. Va bene. Devo andare a vestirmi? Prego. Ma dica un po', posso cantare qualche cosa prima? Come, cantate anche? Sì, signore. Avete voce? Sì, signore. Che voce avete? Sempre la stessa. Cos'è? Basso, baritono, tenore? Tenore? Tenore. Vai! Va bene. Momento, signor maestro, posso cantare qualche cosa? La comicità del passato ha un timing che è simile a quella... Ma i grandi del passato, secondo me, hanno il timing che è un timing universale, che non ha tempo, secondo me. Se si guardano filmati di Chaplin, se si guardano filmati di Keaton, fanno ridere, facevano ridere allora, fanno ridere adesso e probabilmente faranno ridere fra 40 anni. Secondo me Grock si colloca tra questi grandi. Thank you.
qualche parte che il rock non aveva ottenuto tanto successo, per esempio negli Stati Uniti e neanche in Italia tantissimo, mentre invece in Germania, in Russia addirittura era molto famoso, aveva avuto un esito incredibile. Secondo te è vero che nei contesti sociali diversi, quindi anche dal punto di vista geografico, la comicità funziona in maniera diversa? Ma secondo me qualsiasi artista ha successo in determinati paesi, in determinati luoghi, in determinate circostanze più che in altri. Sarebbe impensabile di avere neanche la presunzione di dire io in qualsiasi posto vada farò un successo incredibile, però diciamo che secondo me il fatto del fiasco di Grock negli Stati Uniti dovrebbe essere ridimensionato. Diciamo che non ha avuto un grande successo, però da quello parlare di fiasco, secondo me... No, questo sono d'accordo con te, però anche oggi comunque alcuni comici hanno successo più in alcune località, in alcune nazioni e meno in altre. Ma sì, perché il comico comunque è un comunicatore, comunque è un artista, comunque è qualcuno che deve trasmettere qualcosa. In certi paesi sono più ricettivi e magari in certi altri sono più freddi. C'è la differenza fra la comicità del passato e del presente? Ma probabilmente, ma forse non lo dico perché io vivo in questa era, in questo periodo, però è più difficile fare ridere adesso di quanto non lo era allora, perché il pubblico è molto più smaliziato, vedono molto di più, l'era della televisione, del computer, dell'internet, sono molto più, mentre magari al tempo di Grock erano molto più naïfi il pubblico.